Oggi è un giorno veramente molto speciale. Sì. Oh mamma mia, sono troppo. Finalmente andremo a vedere Leo come sta e se è guarito del tutto ce lo riprenderemo e potrà ritornare finalmente con noi. Ci siamo svegliate qui a Napoli, avanti a questo meraviglioso mare. E oggi è un giorno veramente molto speciale, perché andremo a vedere Leo se è guarito oppure è ancora malato. Ecco, andiamo a vedere un po' come sta. Ecco il nostro Leuccio, Ludo. Sì, finalmente Ludo potremo andare a vedere Leo come sta. Il mare? Sì, mamma, non vedo l'ora di prendere. Sì. Oh mamma mia, sono troppo. Finalmente andremo a vedere Leo come sta e se è guarito del tutto ce lo riprenderemo e potrà ritornare finalmente con noi. Ti prego Gesù, fa che Leo sia guarito, ok? No Gesù, ti prego che fai nascere dei figli. No, io non voglio altri figli, Ludovica, smettila di fare queste maschio, preghiere. Ragazzi, volete sapere una cosa? Aspetta, un maschio e una femmina. Anche no, grazie. Allora, va bene, tralasciamo questo e concentriamoci ad oggi. Esatto. Per noi è una giornata super importante perché finalmente potremo riabbracciare il nostro Leo. Esatto, Leuccio. Adesso voi due andrete a casa dei nonni, vi accompagneremo lì. Ok. E noi, io e papà, andremo a vedere Leo come sta. E va se bene. Sta bene, finalmente potremo riportarcelo a casa. Dai, speriamo, Ludo. Ok? Andiamo, prima tappa, andiamo dai nonni. Sì, povero gabbiano, hai perduto la compagna. Povero gabbiano, hai bevuto la compagna. Ludovì? Tu sei una scorreggina. Ma chi è? L'aereo! Bello, Ludo! Guarda, là si vede già la luna. Eh sì. Tra un po' ci sarà un tramonto mozzafiato qui. Esatto, speriamo. Ma noi purtroppo dobbiamo andare, non possiamo godercelo. Ecco, lei è un aereo. Dai, andiamo. Ludo, ti muovi? Dai. No. Che è successo? Ho scaricato il cellulare. Vabbè. Allora, che interessa mo il cellulare? Che ti interessa il cellulare? Cioè, fammi capire. Scusate. Dai, dai. Ragazzi, la preghiera. Dai, corri, che voglio andare. La preghiera, la preghiera. La chiesa, caso, ma non la preghiera. Guardate che bella chiesetta. Che bella, ragazzi. Ma lo sapete che qui a Natale è bellissimo perché metto tutte quante le lucine qua. L'avete visto pure voi nei video di Natale del... Ora non mi ricordo più. Avete capito. Ok, allora, Ludovica, andiamo. Salite in macchina. Oh, ma sei impazzito. Andiamo, questa, dai. Dopo questa mi devo andare a ricoverare. Vai. Cioè, tu già hai preso la cuccetta di Leo? Se non si è ripreso, lei non ce lo danno, che facciamo? Vabbè, noi in caso ce l'abbiamo, ok? Oh, basta. Speriamo che Leo sta bene. Sì, speriamo stia bene, Leo. Vabbè. Queste cose, pensa che Leo è guarito, stop. Anche se forse no, vabbè, non pensa a queste cose. Ragazze, eccoci arrivate, andate su da nonna. Allora vieni su, dai carona baby. Pensate positivo, Auri, non pensare già che non prendiamo Leo, dai, pensa positivo che Leo sta bene e ce lo riportiamo a casa, dai. Salite da nonna. Dai, su, noi andiamo, ok? Auri, allora, noi andiamo. Mi raccomando, comportatevi bene su da nonna e aspettate, ok? Noi andiamo. Ciao, amore. Ho paura che mamma non mi porta Leo. Amore. Dai, vedrai che Leo sta bene. Sì. Allora, adesso saliamo. Andiamo. Papi, tu che dici? Come lo ritroviamo, Leo? Io credo sono passati
sono due mesi. Penso che si è ripreso? Si sono ripreso. Dai, speriamo. Ti ricordi la strada qui? Bella domanda. Non è che fosse. Adesso ci riperdiamo, facciamo la stessa cosa? Non ci ricordiamo dove mai dobbiamo girare. L'indirizzo esatto. Siamo un po' angosciati, abbiamo paura di ritrovare Leo non in perfetta forma o che non è guarito del tutto. No, secondo me sì, dai, bisogna essere fiduciosi. Quando arriva mamma, non te la faccio più. Non lo so, se poi non sta bene Leo. Ma no che sta bene. Speriamo. Se poi non sta bene che facciamo? Che facciamo? Pensa positivo. Dai papi, su, fai presto. Voglio vedere assolutamente Leo come sta. Pure io. Tu pensi si sia ripreso? Pensi sia guarito? Sì. Dai, speriamo bene. Il nostro Leo è guarito ed è ritornato con noi. Guardatelo com'è bello. Adesso vedremo la reazione che avranno Aurora e Ludovica. Sì, sì. Sei pronto? Yes. Vado. Mamma! Corri, corri, corri. Chi è? Ragazze, il cane non c'è, non sta bene. Non è potuto venire con noi. Ta-da! È guarito, ragazze, può stare con noi adesso. Può ritornare a casa con noi. Aspetta, no, 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 no. Mettila qua, mettila qua. Non ci credo. Com'è? Avete visto che bello? Siete contenti oppure no? Sì! Amore! Cucciolo! Amore! Piccolina! Sei di nuovo con noi, sei! Dammi la zampina! Adesso sei a casa, cucciolo! Dammi la zampina! Grazie, piacere! Ragazzi, è diventato un pochettino più grande, devo dire! Io cresce! Leo, sei diventato più cicciolo! Di metterlo in sesto l'hanno fatto mangiare. Meno male che è guarito. Amore. Cucciola. Guarda come è contento, guarda. Cioè, vedete com'è contento. Ludo. Che uccello. C'è. Sei di nuovo con noi. Aiutate. Adesso starà sempre con noi, Ludo, dormirà con noi, farà tutto con noi. Ma dormirà sempre per terra. Questa è casa della nonna. Sei di nuovo a casa, cucciolo. Tra poco andremo in albergo e farai le pappe. Finalmente sei a casa. Mamma, questo è. Senti il fischio della nonna. Ciao. Amore.
dai, su, adesso portiamocelo in albergo. Esatto, dai, Lolo! Così ce lo portiamo in albergo. Non Leo, queste qua sono le mie solite cadute che prendo ogni giorno. Adesso qua sei più eccitata del solito, Ludovica, immagino. Ludovica, mi raccomando. Ludovica, ma lo vuoi mantenere bene a Leo? Mi sa che è un po' storto. Ma no. Ludovica, queste zampine qua sono fammelo vedere, mantienilo bene, cucciolo. Oh, amore. Adesso farò una bella dormita, Leo. Ok? In macchina, vero? Ludo, ma adesso non lo lasci più, amore. Ludo, guarda che lo devo tenere anche io in braccio, no, eh? No, non no, è, no, non no. È tutto tuo. No, 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 no. Ludo, ma lo tieni come un sacco di patate. Ok, devo dire che quando era piccolino era molto, ecco, come dire, coccoloso. Adesso però è diventato un po' cicciatello. Però non fa niente, è bello lo stesso, ragazzi. Avete visto che ho pianto di nuovo? Perché quando vedo Leo, quando lo vedo a casa nostra, mi piace un sacco. Io a Leo lo proteggerò sempre e ok. Capito? Leuccio mio, Leuccio basta, mio! Basta, Aurora! Ludo! No, ti ho dato sul culetto il bacio! Madonna! Ragazzi, Leo è troppo bello, anche se è cresciuto bello lo stesso! Ok, adesso andiamo e lo metteremo. Leo, come stai? Ok, intanto io lo tengo in braccio. Viga! Ludo, c'è, Ludo, no, ma Viga. Aspetta! Me lo davi prima a me, no? Adesso Ludovica mamma, non lo molla dai, più. Papà, mi dai il pupazzo! Posso chiudere? Sì, mamma, chiudi, mettiamo anche le cinture. Ragazze, siete pronte? Prontissime. Partiamo? Ok, però prima la cintura, Ludo. Mettete le cinture e andiamo. Ludo, cosa gli fai assaggiare? Non dagli niente da mangiare? No. Solo le crocchette può mangiare, mi raccomando. Eccoci arrivati in albergo. Lulu non si stacca più da Leo. È più grande di lei, pesa più di lei, Leo, ma non lo molla. Ludo, ma se lo metti giù? No, no, ma lui fa... Vediamo ma se cammina. Ma lui va in quello. Aspetta, vediamo se cammina. No. Giù, no, no, non si mette a terra, è piccola ancora. Mi sto si vuole il guinzaglio. Ludo. Ragazzi, Ludovica non me lo dà mai in braccio, ma è normale questa cosa. Dai, sai. Ludo, mi raccomando. Eccoci. Ma come è cresciuto? Tu te lo puoi mettere anche un po' a terra, eh? È cresciuto? Io lo vedo sempre lo stesso. Su, su, su. No, la scheda, Ludo. Ludo, metti la goccia a terra, papà. Mettete la goccia a terra. Accendi la luce. Accendi la luce. E questo lo metto qua. Mettila un po' più al centro la cucina. Accendi la luce. Mettiamola a terra. Oh, le uccio. Ecco. Auri, dove avete posizionato le sue cose? Allora, lì abbiamo messo la sua cuccetta. Qui un'altra cuccetta, ecco. E qui la traversina e poi con il suo giocattolo. Guarda. Leo. Vieni qua, Leo. Amore. Ciao. Leo, finalmente sei a casa. Amore, finalmente sei tornato ragazzi, a casa da noi. Io sento le zampette che camminano. Leo, ci sei mancato davvero tanto. Amore, ma ci pensate che adesso starà sempre con noi ma e ragazzi, non ci lascerà mai più? È strano perché in macchina ha dormito, poi si è alzato e poi è arrivato qua, ha un bel sonno. È arrivato qua, sveglio. Eh sì. Leo, dammi la zampetta. Dammi la zampetta. Dammi la zampetta. Leo, la zampetta. Vediamo chi sceglie come padroncina. Lulu o Aurora? Ma è già vicino a me, quindi... No, allora aspetta, mettiamola in mezzo. Chi sceglie Leo come padroncina? Amore. Ecco, tutte e due, perché sta al centro. Esatto. Quindi tutte e due siete le sue padroncine. Sta in mezzo, no, Guardalo. Senti, sta in mezzo. Come? Ah, è me. Ehi, no, è non me. È un giocattolo, no, lasciatelo stare. Qua. Ma mi sa che Leo viene sempre da me. Perché tu sei la sua padrona. Scusami, mamma, lo è, io non posso esserlo. Ah, dobbiamo mettergli la vaschetta con l'acqua, ragazze. Sì, la vado a prendere. La vaschetta con l'acqua. Ludo, riempi la ciotolina d'acqua. E pure il mangiare, giusto? No, il mangiare no, perché adesso non è il momento di fare le Leo, pappe. Leo, andiamo. Perfetto, dammi l'acqua, mamma.
metti un po' d'acqua. Amore, vedi che vuole bere. Amore, aspetta, No. Ehi. Ragazzi, dopo provo a essere un cane. Basta. Vale. Ragazzi, dopo provo a essere un cane. Un cane cattivo, vediamo cosa fa. No, Leo è qua a bere. Oh, amore, cucciolo. Guarda che sete che aveva. Cucciolo, bevi, non ti preoccupare. Allora, Leo, io faccio finta di essere un cane, vediamo come reagisci. No, Leo, mi sta facendo fare il giro tondo. Leo. Cioè, sta scappando, Leo, ragazzi. Finalmente è uscito da quella clinica, sta bene. Si è ripreso totalmente. Adesso sarà sempre con noi. Sempre. Così anche nei momenti un po' depressi, quando il ragazzo mi nascerà, terrà Leo con me che mi consolerà. Fa che rima. A parte che io non ho neanche un ragazzo, la mia vita è proprio schifo. E non lo avrai mai. Io sarò singola a vita. Fermiamo così. Guarda lì. Ho fatto una scorreggia. Aia. Guarda, adesso un po'. E dai, aspetta. Ragazze, volete andare a dormire che si è fatta ora? Vieni. Delle nanne. No, aspetta. Non mi fare cacca addosso, mi raccomando. Anche Leo è stanco, su, Leo, lasciatelo stare. Leo, guarda che si addormenta così Leo, se si addormenta così che facciamo? Leo, vuole scendere, guarda, sono. Dai, mettetelo giù e fatelo andare a dormire. Ludo, mettilo giù. Volete vedere come va nella cuccia a dormire? Guardate, lasciatelo stare. Ludo, ci deve stare lui nella cuccia, non tua. Ma guardate come ti guarda. Leo, sono un po' scema, ok? Ma avete visto come sta dormendo Leo? È crollato dal sonno. Guardate che tenero. Adesso dormite anche voi, dai. Che domani sarà una bella giornata. Dormiamo, Ludo. Adesso Leo non ci lascerà più, ragazze. Siete contenti? Starà sempre con noi. Che bello, Leo! Ma sei contenta, amore? Lo sai che Leo non ci lascerà più? Adesso dormite, dai, su! Ok, adesso forza. Dormiamo! Buonanotte, unicornini! Finalmente abbiamo Leo tra le nostre braccia! E lo terremo per il resto della nostra vita! Allora, ma se lo berrà il nostro latte? Vabbè, non pensiamo a queste cose! Mi hai graffiato il piede! Va bene, dai, dormite! Dormiamo! Su. Thank you.